quando ci incontreremo, sono sicura che ci riconosceremo all'istante. Volevo dirti una cosa. Ovunque tu possa essere nel mondo, verrò a cercarti e ti troverò. Ma tu, chi sei? Si può sapere chi sei? Sono il colonnello medico Anacleto Punzone. Io sono il dottor Magumba. E che me ne frega a me? E sapessi a me. Ieri ho finito di vedere Your Name per la prima volta, nonostante che mi piacciono gli anime e manga, non avevo ancora visto Your Name. E no, questo canale rimarrà di videogiochi, non vi spaventate, non sono qui per parlare del manga, dell'anime di Makoto Shinkai. Perché, bene sì, mi è piaciuto, ma mi ha fatto nascere una riflessione. Essenzialmente molti rimangono scioccati quando vedono sto Your Name. Pensano, oh, che capolavoro pazzesco ho visto, alte vette, non ho mai visto una cosa del genere, cioè ne ho sentiti tutti i colori riguardo sto prodotto. E non sono qui a dire che fa schifo. Ma semplicemente io mi sono accorto, da grande lettore, divoratore di libri, fumetti, videogiochi e film, quelli seri, non solo la monnezza. Ho un background culturale molto alto, quindi spesso e volentieri quando vedo un prodotto o mi approccio a un prodotto, non mi approccio con gli occhi di uno che è vergine, ma sa già dove andrà a parare, come si muoverà, quindi non rimango mai sorpreso da un prodotto. Ed è stato anche il caso di Your Name. Io Your Name dall'inizio alla fine sapevo come iniziava e come finiva. Ma Your Name è un grande anime perché mi ha comunque toccato l'anima, mi ha sconvolto. Mi ha saputo stupire, mi ha fatto vedere con la regia delle cose che non avrei mai pensato, nonostante sapessi quello che stava succedendo. E per questo è un grandissimo prodotto, Your Name. Quindi un prodotto videoludico, quando mi sconvolge e che ha colpito nel segno, cioè nel senso, quando io parlo bene di un prodotto è perché mi ha mostrato delle caratteristiche di gameplay. Di gameplay, questa parola che si è dimenticata, quando invece è importante, un videogioco si regge solo sul gameplay. Se il gameplay è solido e soprattutto è una cosa mai vista, da un appeal superiore, non c'è bisogno della trama. La trama è la ciliegina sulla torta, è solo la ciliegina su un gioco fantastico. E ve ne potrei portare a bizzeffe di titoli senza storia, senza dialoghi, senza niente, dove c'è un gameplay solido e divertente, in alcuni casi anche semplice, ma che ti trasporta, riesce a trasportarti, a lasciarti con qualcosa durante il viaggio. Soprattutto perché spesso e volentieri è qualcosa di mai visto che non ti aspetti, quindi quel gameplay ti rimane nel cuore e ti riesce anche a rimanere nel cuore la sua storia. Ecco perché io sono tanto critico. Essenzialmente su questo canale mi avete visto criticare The Last of Us, Death Stranding e tanti altri titoli che la massa ha elevato a capolavori. Mentre io, per il mio background culturale videoludico, posso dire che non sono capolavori, anzi sono al di sotto di tanti prodotti vecchi. Mi sono scontrato con questa realtà, che effettivamente la colpa in parte è mia. Ho troppo cultura, quindi quando mi approccio a questo prodotto, per esempio un The Last of Us, avendo amato un sacco di soap opera, teen drama, non mi sorprende niente di quella storia. Quindi io praticamente The Last of Us l'ho giocato per spostare le scale e sinceramente spostare le scale per me non è un divertimento. Fare quello stealth basilare non è stato un divertimento. This is not fun, Naughty Dog. This is brain dead fucking nothing. This is monotonous horse fuck. Perché a me della storia non me ne fregava niente, anche perché è al di sotto di tanti teen drama che ho visto in passato. Capisco che è un mio problema, quindi posso capire che chi è acerbo, ha poche conoscenze, ha un background culturale minore del mio, possa essere rimasto scioccato, coinvolto dalla storia di The Last of Us o dal prodotto Death Stranding. Il problema è la game critic e la critica. Perché quei giochi giustamente andavano stroncati, perché andavano stroncati? Se sono dei recensori seri, cioè nel cinema da anni vediamo i recensori che stroncano prodotti di merda, come i cinepanettoni, o i miei amati, io amo i film di Rino Banfi. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante
ed è figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di pu... E lo vedete bene nei miei video che metto spesso spezzoni perché li conosco a memoria. Ma non potrò mai dire che quel prodotto di film di No Banfi sia divertente quando o di qualità alla pari di un film dei Monty Python. Non posso dire che un film di No Banfi è uguale ad Arancia Meccanica, è un capolavoro come Arancia Meccanica. Quindi è giusto che la critica cinematografica dell'epoca stroncasse quei prodotti. Perché tanto se un prodotto è divertente e piace, l'utente lo andrà comunque a comprare, scorrerà, si fionderà con il passaparola ad andarla a vedere. Non c'è niente di male in tutto ciò. Invece la Game Critic sembra attualmente schiava degli utenti, del passaparola degli utenti. Devono dare per forza un 10 a un prodotto perché piace agli utenti. Ricordiamoci il caso emblematico di Minecraft, non considerato dalla Game Critic per niente, un altro errore a mio avviso. Che però gli hanno dato un voto alto a priori, quando Minecraft, per quanto io nel video racconto che è il gioco della generazione ed è importante, è fondamentale per l'industria dei videogiochi, però gli ha dato quel voto essenzialmente non perché se lo meritava, perché aveva paura del giudizio degli utenti. Essenzialmente la Game Critic attualmente è schiava degli utenti. E questo fa un grandissimo male all'industria dei videogiochi, in quanto certi prodotti validi non verranno più trovati o scoperti per colpa della Game Critic, ma verranno scoperti solo i film di Lino Banfi. Ok, Monty Python alla fine, sì, sono famosi di quanto tra gli estimatori, ma tra le persone di cultura sono famosi. Alla gente piace vedere le zizze di Edwige Fennec all'epoca, non piaceva vedere le palle di Socrate che giocano a calcio. Per quanto sono film bellissimi quelli di Monty Python, in quel caso la critica cinematografica ha aiutato a far sopravvivere i Monty Python, nonostante sono dei prodotti che essenzialmente rischiano di scomparire, oppure sarebbero sicuramente scomparsi senza la critica cinematografica. È questo che io vorrei nell'industria dei videogiochi, nella Game Critic videoludica, che si tornasse a trattare i prodotti in modo analitico e serio, non emozionale, soggettivo totalmente, perché io sono arrivato a parlare bene di Minecraft, ma a me Minecraft non piace. Nemmeno Fortnite piace, però bisogna dare a Cesare quel di Cesare, il loro valore culturale oggi nel mondo dei videogiochi, soprattutto il bene che hanno portato all'industria dei videogiochi oggi. E io mi aspetto dalla Game Critic un amore verso il videogioco, non verso i click. Però ovviamente sto parlando a bummer perché il nostro sistema, come sappiamo, funziona a click. Più click fai, più soldi fai. E sono tutte schiave di suo sistema. Io so bene che molti recensori sono intelligenti, sono colti, sanno quello che stanno facendo, che stanno leccando il culo agli utenti che andranno a leggere il loro prodotto. Però a mio avviso fa male, perché si rischia di lasciare indietro, e si stanno lasciando indietro un sacco di prodotti come Outer Worlds, Indivisible, Carrion, Wreckfest, My Friends Pedro, Unburnt Ex-Late, Sleeping Dogs e tanti titoli che potrei ora, che non mi vengono in mente, che sono stati abbandonati dalla Game Critic. Mentre ci sono titoli che comunque vivrebbero con le loro gambe, perché un The Last of Us comunque venderebbe, continuerebbe ad appassionare nuovi utenti, non serve l'articolo del recensore che ne parla bene. Invece purtroppo c'è questa situazione, e io questa, la situazione che non tollero è proprio la seguente: che la critica non è più analitica e informata, non ci serve, non va più a informare, serve a dare un voto, così l'utente della console war si può gasare: il mio gioco ha preso di più, il tuo gioco ha preso di meno col voto. Ed è osceno questa situazione, e soprattutto che si portano avanti giochi che vivrebbero con le proprie gambe, per l'appunto come i film di Lino Banfi, che stanno là, Diego Abatantuono e tutti i grandi della commedia trash anni 70, di culto ormai. Però sono prodotti osceni, e lì è stato un bene che la critica gli abbia depotenziato il valore, perché sennò ci saremmo trovati, come ci siamo trovati purtroppo, nei cinema solo prodotti di infima qualità, passati come capolavori. E questo si sta rischiando oggi nel mondo dei videogiochi, dove dei prodotti con un sacco di problemi, che sono assurdi, che attualmente vengono considerati capolavori, stanno a vincere premi, stanno in alto, game designer che hanno fatto due giochi in croce,
o grandi game designer che hanno vinto premi, sono diventati leggende con un gioco di merda. Cioè, un game designer grandioso come Hideo Kojima, che ha avuto più premi col suo gioco peggiore che non coi suoi capolavori. O abbiamo un Druckmann che non è un cazzo di nessuno, ha fatto un gioco e viene già portato in alto quando ci sono personaggi come Romero, Suzuki e quant'altro che meriterebbero di essere ricordati. Io questo chiedo, questo è un appello a tutti quelli che hanno le testate giornalistiche, vi prego, fate informazione, smettete di rincorrere il click ad ogni costo, perché un prodotto valido sopravviverà al passare del tempo solo grazie a voi. E soprattutto i prodotti che sono merda, è giusto che vengano massacrati da voi, perché tanto cammineranno comunque, perché sono divertenti, piacciono, una fetta di utente piacciono. Quanta gente dice che fa cagare Lino Banfi e mette c'è il sottoscritto che ama Lino Banfi. E non certo la critica di quei giornalisti ha fatto morire il culto di Lino Banfi. Fatemi sapere che ne pensate, se la pensate come me che volete una game critic più seria, che abbia il coraggio di parlare male dei prodotti, anche AAA o amati dal pubblico, perché hanno effettivamente problemi che si possono constatare, come la penso io, oppure vi sta bene questa game critic. Fatemelo sapere nei commenti, sia in modo positivo o negativo nei miei confronti, commentate ragazzi, perché questo canale è puro sfogo e confronto.